Siamo venuti qui a Bologna per un momento di confronto con altre aziende. Noi della RAI abbiamo cominciato nel 2015 insieme al Politecnico di Milano a portare avanti un progetto di ricerca per l'implementazione del BIM in azienda. In particolare abbiamo scritto le linee guida proprietarie RAI per la modellazione dei fabbricati esistenti, per la progettazione sia del nuovo che degli interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti, per le manutenzioni ordinarie e straordinarie e anche per il facility management. Quindi stiamo parlando di tutti gli edifici RAI, dei capannoni, studi di registrazione. Di tutto il patrimonio immobiliare della RAI, che è abbastanza vasto e articolato perché è costituito da circa 3 milioni di metri cubi di fabbricati. Come caso campione per validare le linee guida abbiamo scelto la nostra sede regionale di Bologna, che è stata modellata in BIM e sulla quale abbiamo fatto delle simulazioni di progetti di ristrutturazione o di gestione di contratti di manutenzione e di servizi. La nostra organizzazione prevede una direzione centrale a Roma dove c'è una struttura di ingegneria e poi delle strutture periferiche dove i nostri colleghi building manager gestiscono tutte le sedi regionali e i centri di produzione. Diciamo, nella struttura di ingegneria di Roma, in questa fase di startup del BIM, abbiamo lavorato una decina di persone, collaborando però con il nostro collega building manager di Bologna, che ci ha aiutato nel mettere a punto la modellazione della sede. Un suo parere su quanto sono utili appuntamenti come questi per un confronto e una riflessione sul tema della digitalizzazione? Ma in questo momento in cui la metodologia BIM è in fase di start-up, un momento del genere è sicuramente utile perché i professionisti, le società di ingegneria, le aziende come la nostra si stanno approcciando al mondo del BIM, per cui è senz'altro interessante vedere quello che si fa sia in Italia che fuori dall'Italia per gestire patrimoni immobiliari importanti che tante aziende hanno sia nel proprio asset nazionale che all'estero.